Restano stazionarie le condizioni della paziente ricoverata al Santissima Annunziata, la quale è stata diagnosticata la meningite, che è stata identificata nel sierotipo Y, raro in Sardegna ma più frequente nella penisola. Si tratta di un sierotipo meno pericoloso del tipo B e del tipo C. La profilassi adottata per l'Y è la stessa del B, quella quindi già attivata dalla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria. L'infezione si trasmette da persona a persona attraverso le secrezioni respiratorie fuori dell'organismo, sopravvive solo per pochi minuti. La donna 55enne, secondo l'ultimo bollettino medico, è sempre assistita con ventilazione meccanica e prosegue la terapia antibiotica, reagendo alle terapie. Il marito e le persone entrate in contatto con la paziente sono state sottoposte a profilassi, così come tutto il personale medico del 118 che la soccorse e la assiste. Dalla direzione dell'azienda ospedaliera universitaria precisano che, escluso il pericolo di contagio, il sindaco del comune nel quale la paziente risiede è stato contattato dal direttore dell'area sociosanitaria locale di Sassari, Giuseppe Pintor, per dare rassicurazione all'intera comunità tramite l'amministrazione.